Buongiorno ragazzi e buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. 6 weeks out per me, ufficialmente da oggi. Stasera si parte direzione Clusone per andare dal coach a vedere la condizione, a decidere come muoverci in queste ultime settimane e diciamo a valutare anche tutto il calendario di gare da fare nelle settimane successive, nei mesi successivi. Considerato che l'ultima gara dovrebbe essere il 4 dicembre a Pomezia, dove ci saranno i campionati italiani. Dopodiché, domani Clusone, mercoledì andremo a Verona dal preparatore di Maria e poi giovedì rientreremo. Ieri ho fatto un box domande su Instagram dove vi ho chiesto qualcosa di interessante da approfondire durante il vlog giornaliero, quindi un Q&A. Mi sono segnato 2-3 domande a cui vi rispondo stamattina, che ci ritenevo molto interessanti. La prima è un ragazzo che mi ha chiesto: ma se l'intensità è alta in allenamento, di conseguenza il volume va diminuito? Allora, diciamo che la cosa è un po' automatica, nel senso che aumentando l'intensità, quindi portando a cedimento ogni serie, è naturale che sarà impensabile al termine 30 serie allenante. Motivo per cui da quando lavoro con Marco ho cambiato completamente metodologia di allenamento e anche metodologia con cui seguo i primi atleti, perché la ritenevo molto utile, perché mentre prima ero abituato alle classiche 3-4 serie per esercizio, tipo 3x4, 8, 10 corpi. Ciò che succedeva? Che alla fine la serie non era portata a cedimento, ovvero anche se era portata a cedimento, sicuramente nelle ultime c'è sicuramente più intensità che nelle prime, perché magari mentalmente tu pensi, vabbè, tanto sono 4 serie, ne ho 4, le prime 2, le prime 3, vado un po' più tranquillo e spingo sull'ultima. In realtà così stiamo perdendo lavoro, cioè stiamo accumulando soltanto ripetizioni, ma la fatica reale è poca e anche lo stress metabolico, lo stress meccanico che vediamo di andare al muscolo. Motivo per cui, riducendo il numero di serie, quindi il volume, utilizzando per esempio un top set con ovviamente diversi range di ripetizioni, che ci portano minimo di 4-6 fino ad arrivare anche a 20, magari poi nel secondo esercizio, seconda serie, scusatemi, dove andiamo a inserire una tecnica di intensità, andiamo ad alzare anche il volume della singola serie, perché se immaginiamo di fare un response, esco fuori 3-4 serie, alla fine un cluster set, idem, uno stripping, stessa cosa, ma essendo già arrivato a cedimento subito, le serie successive dove magari recupero il nullo o in pochi secondi, tutte saranno quasi serie effettive, tutte quasi saranno ripetizioni effettive. Se andiamo a fare nella seconda serie, facciamo una response, facciamo 8 colpi, gli ultimi due sono a cedimento, recuperiamo 10 secondi, ripartiamo, ce ne sono 5 o 6. Di queste, praticamente 4, sicuramente saranno a cedimento, saranno sette ripetizioni forzate, ripetizioni effettive. Quindi il lavoro reale per il muscolo sarà molto maggiore, motivo per cui il volume totale poi sarà sicuramente inferiore. Non sarà necessario fare 40 serie allenanti, sarà sufficiente inserire quei 15-20 serie in allenamento per avere un allenamento fatto bene, ottimale, con ottimi risultati. E vi dico che da quando utilizzo questa tecnica ho completamente rivoluzionato il mio modo di allenarmi, e quindi questo è veramente una grande cosa e la consiglio a tutti. Altra domanda che mi è stata fatta da una ragazza: hai mai seguito un ragazzo di ipocalorica scendendo sotto le 1000 calorie? Allora ragazzi, questa cosa, cioè leggere queste domande veramente è grave, ma non per la ragazza, perché poi giustamente non lo sa, ma per chi fa, a parte che fa queste diete, no? Ma è assurdo pensare a una persona che si ipocalorica su meno di 1000 calorie, ma anche se è una donna. Cioè io ho visto diete da meno di 1000 calorie, ma ragazze di 45-50 kg massimo in gara a 3-4 settimane dalla gara, dove diciamo veramente fanno la fame e non è una cosa salutare. Figuriamoci per una persona normale, che non ha fini agonistici, che senso può avere una dieta di 1000 calorie? È un'assurdità. Cioè veramente ragazzi, se vi trovate in situazioni in cui vi mettono a un range così basso di calorie, cioè veramente scappate, cioè 1000 calorie al giorno sono veramente assurde, cioè non mangiate niente, non fate allenarvi a reggervi in piedi, piuttosto alzate le calorie e cercate di allenarvi al meglio, sfruttate al meglio le calorie per l'allenamento. Il discorso per l'uomo è analogo, nel senso,
te sotto, cioè io minimo mille, capita veramente 1600, 1700, ma io sono molto basso, ma per periodi molto ristretti. Ma una dieta media di un uomo non è adesso 3800-2000 calorie in campo, cioè si va sotto solo per periodi molto stretti, per veramente scendere sotto un po' di fat importante, ma per il resto non ha alcun senso. Quindi ragazzi, state alla larga da gente che vi dà queste alimentazioni veramente brutali. Rispondo rapidamente a tutte le domande, se no mi dilungo troppo. Prima domanda, quanto tempo fa hai iniziato ad allenarti e cosa ti ha fatto appassionare a questo mondo? Allora, ho iniziato ad allenarmi che avevo 16-17 anni, più che altro perché io quando ero ragazzino sono sempre stato sovrappeso, parecchio sovrappeso, quindi non mi accettavo, perché poi sapete quando sei ragazzino le ragazze non ti guardano, vieni un po' deriso, e quindi diciamo mi ha trovato dentro me questa voglia di cambiamento. La fase iniziale andavo a correre tutti i giorni, mi è andato magrissimo. La seconda fase ho iniziato ad andare in palestra. Ovviamente all'inizio, i primi anni, ero il classico secco con gli addominali in estate, cioè mi allenavo un po' così, poi l'estate facevo la dieta e mi facevo gli addominali. Però fondamentalmente ero 60 kg bagnato. E mi allenavo comunque male, e infatti è quasi quello che vi dico sempre. L'importanza di avere un personal, io mi sono allenato per 10 anni da solo, iniziavo, interrompevo, poi riprendevo, quindi i risultati fino ai 26-27 anni sono stati veramente pochissimi. Negli ultimi 4-5 anni, quando poi ho iniziato ad avere prima personal, ad imparare a studiare, ad approfondire, ho capito tante cose, poi avendo più coach, imparando da più persone, ho migliorato sempre di più la mia conoscenza e anche il mio modo di allenarmi e di alimentarmi, e negli ultimi anni diciamo la mia crescita è stata esponenziale. Quindi seriamente negli ultimi 4-5 anni, dove ho messo quei 20-25 kg di massa muscolare, diciamo 20, ma, quindi questa è la risposta. Ovviamente consiglio a tutti, facendo i più piccoli che si avvicinano a questo mondo, di fidarvi a una persona competente sin da subito, in modo da avere progressi che vi portano avanti nel tempo. Seconda domanda e ultima, cioè questa è già la parte che rispondo. Se mi preparo da solo un coach? No ragazzi, con un coach Marco D'Ambrosio, da qui anche domani tra l'altro inceremo un video, mi segue da gennaio, mi trovo veramente bene con lui, oltre ad essere un grande amico. E per me è fondamentale, una persona che si prepara, avere un coach, perché comunque un occhio esterno, specialmente le ultime settimane della gara, cioè è fondamentale, perché noi magari ci vediamo meglio o peggio di quello che siamo in realtà, e avere una figura esterna che ci giudica e ci dica ciò che dobbiamo fare, quindi ci toglie questo compito gravoso, diventa fondamentale. Oltre al fatto che comunque si imparano nuove metodiche, come ho fatto io con Marco, si studia, si apprende sempre, anche in allenamento, non si smette mai di imparare, quindi questo è fondamentale. Beh, detto questo, ci abbiamo allungato un pochino il brodo, ora vado ad allenarmi, ovviamente vi faccio vedere l'allenamento. Allenamento di gambe, quadricipiti a Sant'Erano. E poi stasera si parte direzione Cusco. A dopo ragazzi. Allora ragazzi, menù del giorno: un po' di riscaldamento, leg curl sdraiato, leg extension. Dopodiché, primo esercizio allenante: banded hack squat, quindi hack squat con la banda elastica per appianare il profilo di resistenza quando scendo in buca. Quindi la farò 3 serie dai 6-8 colpi a cedimento. Secondo esercizio, leg press a 45, 2 serie da 7-10 colpi pesanti. Dopodiché pendulum squat, 16-20 colpi, quindi più metabolico, alte reps, sempre 2 serie. Dopodiché pressa singola monopodalica, e per concludere leg extension. Il tutto intervallato da Maria, che farà i suoi bei massimali, quindi oggi esce un allenamento devastante.
Cinta, ah? Oh. Dai, posto, si sta curando, ma poi che sta neanche tutto si sta curando, ma la cinta è strano. Dai. Tutto a po'? Tutorial di una ragazza di 57 kg. No, non ti prendo niente, è bellissimo. Di come una ragazza di 57 kg fa 5 colpi con 140, guarda, fa qua. Massimale 175. Raga, questa è una bella schiaffa di incoraggiare. Quante cazzo di vene hai? Ce la posso? Quando faccio? Che fastidio? No, assolutamente. Tutorial di come ci mettono queste bellissime fasce. Meglio delle Inter, sì. Per la gloria, 240.
Ordine, ordine. Oh.
Esatto. Dai. Visto che ho fatto una leg extension con il pump della leg extension. Oh my god. Oh, tutto a po'. Cos'è la Salerno Reggio Calabria? Non lo so, questa è la costata del sole. Questa è una mano di fa. Allora, buonasera. Qui siamo in partenza, forse. Perché la ragazza che dice che io dimentico le cose, stamattina pensò bene di dimenticare il marsupio nella pasta di Sant'Eramo. Quindi ora dobbiamo andare a Sant'Eramo, andare a prendere il borsello e poi andare all'aeroporto. E come al solito, faremo tardi. Colpa sua. Lei dirà la colpa il fatto che io esisto. Siccome io esisto. È Laura negativo. Siccome io dice che io dimentico le cose, di conseguenza lei dimentica le cose. Giusto. E ora faremo tardi per colpa tua. Quindi se perdiamo l'aereo la colpa sarà mia, no? Quindi stasera Maria non mangerà perché verrà a prendere il tuo borsello, non potremo andare a McDonald's. Questa è la punizione divina che ti aspetta. Quindi stasera tutti di giù. È probabile che perdiamo l'aereo, no? Che non mangio. Io mangerò perché mi hanno portato il pollo. Tu mi sa che non mangerai un cazzo. Ragazzi, vi aggiorniamo se riusciamo a partire. Saluta gli amici di YouTube. Allora ragazzi, questa è la situazione. Bollettino per me, la signorina. Quello abbiamo qui. Green Crispy McBack, un po' patatine. La faccia mia, che devo fare la dieta. Facciamo che io assaggio. Odoro le chicken McNuggets e mi mangio questo schifo. No, te lo mangiamo noi. Destination, non c'è capo. Ragazzi, abbiamo scroccato i posti vicino senza aver pagato, ce l'abbiamo fatta, missione compiuta e ora si par, forse. Non è detto. Vabbè, bisogna essere fiduciosi. Ragazzi, siamo arrivati a destinazione a luna di notte. Buonanotte, a domani per un super workout col coach.